90 anni di guerra, e in modo particolare 5 papi, fra cui colui che fece il gran rifiuto, detto da Dante, Celestino V. Ma fra papi, re, imperatori e regenti, una cosa in comune l'hanno: dividevano terre e profitti, ma nessuno considerava gli abitanti. Io dico grazie oggi anche di trovarmi qua. Io sono nato, sono cresciuto in una famiglia che ha lavorato e che ha avuto veramente alto il senso dell'appartenenza. E dico, non è importanza quanti movimenti possano nascere, ma ci vuole qualcuno che abbia il coraggio di portare avanti i principi che dovrebbero essere condivisi e dovrebbero essere partecipati. Chi coltiva il proprio orto ha soltanto fallito. Perché? Perché domani quello me lo leveranno. Il Monte dei Paschi di Siena è una vergogna anche per me che porto l'abito, perché è uno dei frutti che è nato nel 1400 contro l'usura, portato avanti dai francescani con tutti i monti di pietà. Voi pensate che i 4 miliardi si recupereranno e sono il contributo e il sacrificio di tutta intera l'Italia, compreso la Sicilia? Nemmeno per sogno. E allora mi dico, cammini senza prosciutti negli occhi, Tanzi ha derubato un bene. Non io non ce l'ho, io non ce l'ho, tutta una questione per trovare dove sono andati a finire i soldi, ma a me non interessa. Tu hai compiuto il furto e tu ti cerchi, ma tu me li devi dare. Tanzi sarà libero quanto prima, perché chi ruba poche grulle va in galera, chi ruba sei a furbo e fa carriera. Poi Mariano, cammino. Io non lo so se la, se la opera vostra o tua, la prima grande manifestazione dei trasportatori delle Torre Gemelle, io ero in Val d'Aosta, e allora mi disse, ma chi stanno comandando? 11 novembre, cioè a novembre, la piana di Catania produce arance, vero? Francofonti, Ventini, Carventini e tutta l'intera piana. La piana di Ragusano produce ortofrutticole, sono i primi dici. Che cosa abbiamo combinato? Abbiamo chiuso le esportazioni nostre, noi non abbiamo potuto esportare, e abbiamo permesso invece che ci importassero, perché i grandi centri commerciali hanno venduto. Scusa, non è un pochino più corretto che il mio prodotto se ne vada fuori e vada venduto, e quello che deve entrare non te lo faccio entrare? Quella è protesta. Due volte, la seconda volta l'anno scorso, chi devi dire grazie che il Ragusano ha sacrificato il centro di una produzione, perché la cucuzza è una casa bobina, le franicisce nei cacci. Per quale fine? Per nulla. Io ti racconto la mia storia, lasciamo stare la storia degli altri. Un mio fratello ha un asse patrimoniale che si raggira sui 6 milioni di euro, sui sacrifici di due intere generazioni. Gliel'ha dovuto dare in mano ad una banca per 450 milioni di mutuo, che oggi non può pagare per essere onesto. E gli ho detto, sii disonesto, come non ti pagano, non pagare. Perché a pagare i debiti quando non vendi quello che hai? Perché non c'è una politica che mi aiuta a vendere il mio prodotto. Allora non ci giochiamo con le nostre vite, abbiamo un'idea comune, ugualmente non si spoglia un altare per vestirne un altro, lo diceva lei, mi sembra. Senza si cambia l'ordine degli addendi cambiando, che si cambia il risultato cambiando l'ordine degli addendi, buttiamo tutti fuori, a cui ci mentiamo? I nostri figli educati a che cosa?
approfitta mentre cancellai perché non si sa mai. Dove sono le persone oneste? Siamo onesti noi, compreso io? E allora facciamoci un buon esame di coscienza. E siccome non conosco cavalli che camminano in posizione retta senza capestro e quando ogni tanto pure a pastura, ecco, mettiamoci che le nostre cariche politiche incominciano ad essere onorifiche e non retribuite. E vediamo quello che vuole fare un politico. E se rubi, ti spoglio un'intera famiglia e ti metto in una zattera a mare e ti mando in esilio e perdi ogni cosa. E allora ricominciamo a rieducarci. E se una volta nel 1004 i francescani portarono avanti il banco dei pegni, che volendo hanno risolto il problema di un popolo che languiva, oggi quello che vedo da Giuseppe Pizzino dico grazie, perché potrebbe essere, ecco, quella che Mussolini fece con le fedi cristiane, con le fedi italiane, potrebbe essere l'ultima parte dei risparmi di un'isola per dire mettiamoli insieme e ricostruiamoci, ma l'altro non ce ne hanno assieme, perché in quel caso, ecco, il sangue non me lo devi chiedere, i sacrifici sì, ma il sangue no. Cosa devo coltivare per fare, per campare, non tanto per fare non so che cosa, cosa devo coltivare? Tutti diciamo sacrifici, ci siete andati a Palermo, ogni sabato c'è forum pieno, pieno. Non è vero che non ci sono soldi, i soldi ci sono. Oggi il sabato sera chi lo sa rinunciare? Non c'è più un rapporto interpersonale, non riusciamo a stare in una casa a dire ma facciamoci due spaghetti, usciamo fuori e mangiamo per spendere soldi, soltanto quello. Cosa produciamo? Fino a poco tempo fa in uno studio di medico dentistico un signore di Caltanissetta mi diceva: io nel camino brucio frumento, perché 4 kg di frumento, 16 e 16, 32, 64 centesimi, 2 kg di carbone, 4 euro, 4 kg di carbone, 2 euro. Mi brucio il frumento, perché il carbone costa più del frumento. Ci mangiamo i frumenti canadesi modificati. Abbiamo l'autonomia di poter gestire un'economia e un'agricoltura nostra, ci viene imposto di non seminare i nostri prodotti autoctoni. Per quale motivo? L'unico che si è salvato è la tumenia. Per quale motivo non devo mangiare il mio prodotto? Soltanto perché quello produce di più e con semi sterili? Perché? Mi devo conformare ad una logica di mercato. Abbiamo permesso che cosa? La costruzione dei centri commerciali a Palermo, come vanno? Un terzo di posti è riservato alla regione, un terzo dei posti è riservato alla provincia, un terzo dal comune e solo un terzo ce l'ha la gestione per le professioni particolari. Così sono stati aperti i centri commerciali a Palermo, non so a Catania. Tutto perché cosa? Per un clientelismo. Non è vero che si risolverà il problema del lavoro fin quando continua questa politica. Unicamente dice lavoro. Oggi lavoro è soltanto impiego pubblico, ma gli agricoltori, gli allevatori, le professioni dove sono?